possiamo dire che all'estero si lavora meno e in Italia si lavora tanto. Per le nostre esperienze passate nei club, il giocatore straniero ha bisogno di un approccio, un ingresso graduale. Quindi è una domanda troppo generica per dire all'estero non lavorano e in Italia lavoriamo tanto. Lavorano probabilmente in maniera diversa. Dalle esperienze che abbiamo avuto noi, così, pur parlare con tecnici italiani che lavorano all'estero, ci hanno fatto notare quasi sempre che i calciatori stranieri, anche il venerdì o nel pre-gara, bisogna fermarli. Quindi è una questione di mentalità, d'approccio all'allenamento. Quello che balza all'occhio è che sicuramente nella continuità di movimento pecchiamo rispetto alla Spagna e ieri sera si è visto anche con l'Atletico Madrid. Nella continuità di movimento, sulle scelte metodologiche bisogna essere informati prima di dire. Questo non è una risposta così facile da dare, però bisogna fare una ricerca approfondita per dire se il sistema è valido o non è valido. Secondo me l'esperienza fatta l'anno scorso in Brasile e sarà utilissima, perché conoscere da vicino l'ambiente in cui si andrà a lavorare è determinante. Tutte le preparazioni sono sempre in evoluzione, tutti i preparatori e tutti gli staff cercano di evolvere continuamente la propria preparazione e in vista di un torneo fatto in condizioni estreme come a Manaus abbiamo previsto l'inserimento di alcune novità. La batteria dei test che abbiamo proposto anche qui continuerà ad essere tale. Sarà un po' più articolata e inseriremo due novità,